Made in Sud, una trasmissione fatta al sud, appunto, però che dovrebbe unire tutta l'Italia, almeno comicamente. I friarielli, che cosa significa? Al nord non conoscono i friarielli. No, abbiamo una persona che ce lo può spiegare. C'è un uomo di lettere che potrà tradurre le battute dal napoletano all'italiano. Enzo Fischetti! Professore Esimio! Grazie! Sì, appunto... Iniziamo da alcune parole che non si sono capite oltre il garigliano, oltre la Campania. Certo. La prima è taratufolo. Cosa, scusi? Taratufolo. Che sarebbe il tartufo di terra o di mare, dobbiamo tradurlo, ma che può andare bene anche per voi perché si tratta di una situazione o di un individuo stupido. Certo. Poi tarantella, famoso ballo popolare sorrentino che sta anche bene per situazione poco seria. Perché indica noi? Eh? Perché indica noi? Mo di esempio. Mo è un'elisione, non un troncamento. È utile. Grazie. Poi loro non l'hanno visto da casa, è uscito in sovraimpressione. I due che chattavano erano gli Artete, che nessuno ha presentato. Artete che viene dalla parola proprio greca, artetica, che significa argento vivo, e che in napoletano viene usato soprattutto come artetecus. Artetecus, che sarebbe praticamente un tipo irrequieto e molto vivace. Artetecus. Come siamo noi? Esatto, e poi permettetemi una volta di tradurre non dal napoletano all'italiano, ma dall'italiano al napoletano, perché prima abbiamo visto i gemelli che si sono esibiti. I gemelli durante la trasmissione usciranno sempre a schiaffo, e il motivo è dovuto al fatto che i loro pezzi si meritano veramente i paccheri. Grazie, grazie mille, grazie. Questa volta non ho offeso noi, però è molto gentile il professor Fischetti. Torneremo a parlare con lui dopo. Ci vediamo tra un po'. Made in Sud. A frappè, a frappè! Bentornati a Made in Sud! Rifammi il balletto, scusami! No, dai un po' di musica, ti prego, voglio vederla ballare. È bravissima. No, aspetta, no. Voleva agitare le tette questa. No, ma io volevo fare così. La prossima volta le portiamo, dai. Nulla. La prossima volta le portiamo. Allora, ragazzi, sono contentissimo perché arrivano miles a profusione. Arrivano miles qui. Guarda. Sul nostro sito ne posso leggere una a caso? Sì, vediamo. Sì. Allora, vediamo qua. Sì, la più carina è questa qui. Franco da Bellinzona. Cari Gigi e Ross, grazie. Grazie. Che cosa? Grazie. Mia moglie, quando guardava la TV, vedeva le veline, le letterine, le schedine, poi andava allo specchio e si deprimeva. Da quando vede Fatima è guarita! Scommetto che ce n'è un'altra. Salutiamo Franco, ciao Franco. Made in Sud, Franco. Vai, da Bellinzona. Io invece ne ho un'altra, sempre per la gente 00 tette. Sì. Allora, e Paolo, sempre per Made in Sud, infatti un allevatore di Padova. Sì. Dice... Grazie a Fatima anche il mio gallo è meno razzista. Oh. Adesso ha capito che non esistono soltanto le galline padovane, ma anche le galline napoletane. Ma no! Grazie mille. No, grazie, grazie. Fortunata che non ha parlato di oche. No. Esatto. Voglio leggere anche una. Oh. Dedicata a voi, a Gigi e Rossa. Sì. Sono il vigile di Via Toledo. Volevo ringraziare Made in Sud perché da quando c'è questo programma ci sono due parcheggiatori abusivi in meno. Ah, grazie mille, basta, ciao. Grazie, alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao. Il programma. Ma dove andate? Ciao, ma dai, bellissima questa cosa. A me è piaciuta. Noi siamo due agenti speciali, abbiamo avuto una soffiata, in aeroporto è arrivato un carico di droga. Siamo le persone giuste per risolvere ogni caso. Abbiamo svolto più di 1000 operazioni, l'ultima è narcotici. Abbiamo sequestrato chili e chili di hashish, coca e marijuana. È stato uno sballo. Io sono stato alla stazione e ho fatto la polfè. Sono stato in autostrada e ho fatto la postrada. Sono stato all'aeroporto e ho fatto la polaria. Io sono stato in cucina e ho fatto pullo che patate.
Mi raccomando, calma e prudenza. In questa operazione bisogna andare con i piedi di piombo. E io? Povere Burk. Giusto. Oggi è dura, questo ci darà un pan per focaccia. Buono, con 200 grammi di mortadella ci consumano. Vediamo cosa bolle in pentola. C'è l'acqua, butta la pasta. Ma lì c'è il capitano. E butta la pasta il capitano. Ha detto che il colombiano è entrato in quel bar. Allora camuffiamoci fra la gente. Sì. E di là, Escobar. Aspetta, esco pure io. E appena uscito il corriere, l'hai preso? No, c'è il mattino. Si tratta di un trafficante di droga, sigaro a pagamento, e la mala serie di potere. Ah, facciamo bere, così si calma. Che ne pensi? 1, 3, 7, 11, 15, 25, 72, 112. Cioè? Non me la conta giusta. Ma qui c'è anche il crack, una sostanza che ti fa alzare. Per alzare me ci vuoi un crack. Attenzione, se barricati l'aereo, consegna un altro pacco. Chissà cosa in mente, questo piano scotta. Allora è un piano cotturo. Per questa operazione saremo un linguaggio aggrippetato. Sì, cappa ce l'ha al mirino. Asso dov'è? Nella manica. Sì. Fate quello che volete. Siete pronti? Ho posizionato le pedine. Facciamo attenzione che quello è un pazzo. E allora? Ci fa scacco matto. Fammi vedere. È come immaginavo. Che vedi dall'altra parte dello blò? Tutto fermo. Ah, allora è finita la lavatrice. Presto, perquisiamo l'aereo, un Boeing 747, che compagnia è? Sono simpatici. Tu la coda, tu la testa, tu le ali. Io il petto, c'è più carne. Facciamo scendere l'equipaggio, ma quello chi è? È lo steward, è quello di che si somigliano? Sono lo stesso. Okay. Ti apprezzo per il coraggio. Il carrello è vuoto. Ah, allora non hanno fatto a spesa. Questa pure l'hai scritta tu, eh? È lì dentro. Ehi, sei in trappola. Ehi, siamo alla fine della storia. Sei da solo davanti a quel pacco. Allora, che dici? Scavicchi ma non apra. Sfondiamo la porta. E ci vorrebbe un piede di porco. Ti. Per la vendita, Medizoo!